era stato rapito sul confine tra Siria e Turchia nel 2016 e del sequestro di Alessandro Sandrini si apprese solo un anno dopo, nel dicembre 2017. Poi, nel luglio 2018, il 32enne bresciano compare in questo video. Alessandro Sandrini sarebbe stato liberato oggi in Siria, nella zona di Idlib, da un gruppo ribelle noto col nome Governo di Salvezza Nazionale, legato ad Al-Qaeda e alla Turchia. Da settimane nelle province di Idlib e Hama è in corso l'operazione finale da parte delle forze siriane e russe contro circa 40.000 ribelli jihadisti. In mezzo al fuoco incrociato 3 milioni fra abitanti locali e profughi di altre parti della Siria. Le vittime sarebbero già 600 dall'inizio degli scontri. Le ultime 12 tutte civili uccise da un bombardamento di aerei russi che ieri sera ha centrato un mercato affollato di persone. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che smentisce l'uso di armi chimiche da parte del governo di Damasco nelle ultime 48 ore. L'accusa, non nuova e per ora senza alcuna prova, è di matrice statunitense. Donald Trump minaccia fuoco e fiamme contro il presidente siriano Assad, che, come si sa, è protetto dalla Russia. E così torna altissima la tensione e l'attenzione mediatica sulla Siria dopo settimane di parziale oblio.